Una fiera storica, 279 edizioni, negli anni un numero straordinario di visitatori. Un appuntamento che unisce commercio, agricoltura, turismo e cultura. La fiera di ottobre di Larino, nata per volontà di Carlo III di Borbone, ha segnato il tempo. Lì sul tracciato dei trattori nei secoli, via della transumanza. L'attualità riporta il valore storico del passato. Nel polo fieristico tanti espositori molisani e non solo, alcuni molto giovani e poi diverse associazioni e rappresentate anche le scuole superiori di Larino. Quest'anno è stata organizzata a tempo debito, ci sono tanti espositori, si è tornato a regime ordinario e questo ci fa ben sperare. Abbiamo previsto anche, oltre alla solita convegnistica, anche degli eventi con artisti che insomma richiamano tanta gente. Questo per noi è importante anche perché dopo la pandemia questo evento, che è identitario per noi larinesi ma anche per tutto il territorio, perché questa fiera ha 279 anni perché in passato era una fiera a vocazione agricola, qui insomma, passavano gli allevatori, i pastori e scambiavano le loro merci con le comunità locali, non solo quelle di Larino ma anche del circondario. Ma la fiera è anche intrattenimento e formazione, durante il giorno convegni, nelle ore serali concerti, un appuntamento che quest'anno è stato rilanciato nel segno della vitalità e della voglia di guardare avanti con lungimiranza. È uno sforzo organizzativo notevole. Ci teniamo a coinvolgere qui in fiera tutte le realtà del territorio e non solo. Ci sono espositori che vengono anche dalla Sicilia, per esempio. L'aspetto commerciale vuole coprire un po' tutti gli aspetti, da quello agricolo, per cui è nata la fiera, a quello enogastronomico, al tempo libero in generale, all'artigianato e così via. E poi ci sono tutte le realtà associative, quelle di aspetto più sociale, l'accoglienza, quelle di ambito sanitario, volendo, la Pro Loco, le associazioni che operano nel senso della promozione turistica, e ci sono anche le scuole.